non usiamo tecnologia, nuove tecnologie, non usiamo il computer, non usiamo... ma penso che il nostro approccio sia molto tecnologico. È un po' come una propedeutica ad usare poi la tecnologia, perché noi abbiamo proprio il pallino dei ricercatori. Noi siamo dei ricercatori, io e Simone, e con i bambini ricerchiamo. Quindi noi arriviamo in classe con dei temi che poi investighiamo insieme ai bambini e a volte costruiamo noi da casa dei meccanismi, a volte sono i bambini stessi a suggerirceli. Quindi in un certo senso stiamo computando, stiamo costruendo. All'interno di questi meccanismi che costruiamo, che possono essere un semplice foglio per terra con delle regole chiare, che però lasciano al loro interno spazio, molto spazio, il bambino compie la sua ricerca individuale. Ci piace lavorare con materiali molto poveri, confrontarci sempre con dei limiti, con una carenza e con la difficoltà. È come se ci interessasse il linguaggio macchina, quello che sta dietro, no? E non perché noi vogliamo creare le applicazioni, non vogliamo essere utilizzatori finali. Tra te e il palmo della mano non c'è niente. Se c'hai un tablet qui, tra te e l'informazione c'è un processo, no? Che non sei tu e il medium a determinare, ma c'è un'elaborazione, c'è un procedimento che qualcuno ha scritto per te e ha una sensibilità che dipende da quello che hanno scritto e una risposta che dipende da quello che hanno scritto. Mi piace cambiare, osservare gli oggetti quotidiani e con un occhio diverso, cioè che siamo noi a valorizzare, trasformare con un procedimento nostro interno, collaborativo, eccetera, stravolgere e dare significato all'ovvio, al quotidiano, al banale, al povero, al poco interessante, eccetera, attraverso i nostri occhi.